È stata inaugurata venerdì 20 aprile presso il Teatro Storico Comunale Tullio Pinelli la mostra Due Pittori a Teatro, che raccoglie al suo interno alcune delle opere degli artisti cuorniatesi Carlin Bergoglio e Pier Giuseppe Valsecchi. L'esposizione, promossa dal Lions Club Alto Canavese in collaborazione con il Comune, resterà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile. L'idea è nata dalla volontà di omaggiare e di ricordare il pittore Pier Giuseppe Valsecchi, che è stato un mio amico di gioventù. E l'idea è stata da me espressa all'assessore Laura Febraro, vice sindaco di Cuornier, la quale mi ha detto: probabilmente a primavera del 2018 inaugureremo il primo lotto dei lavori del teatro. E in effetti, siccome il pittore Valsecchi era di Cuornier, abbiamo pensato che sarebbe stato importante unire i due eventi, quindi ricordare il pittore e nello stesso tempo celebrare la fine dei lavori del primo lotto di restauro del teatro. Cammin facendo è venuta fuori l'idea di omaggiare un altro grande pittore canavesano, che è Carlin Bergoglio, e quindi abbiamo scelto il dottor Schialvino, che è un critico d'arte anche lui canavesano, nato a Pont, e di lì è venuta fuori l'idea di fare questa mostra e fare il catalogo finanziato dal Lions Club. Nello stesso momento abbiamo utilizzato per finanziare un service presso l'ospedale di Castellamonte, di un centro diurno per autistici, una lastra che ci è stata messa a disposizione per stampare 50 copie di questa incisione, e con la vendita di queste 50 copie abbiamo versato un contributo alla ASL Torino 4 di 5.000 euro per contribuire a finanziare questa iniziativa meritoria di questo centro diurno per autistici. La mostra è dedicata a Carlin Bergoglio e a Pier Giuseppe Valsecchi, Carlin e Beppe. La prima parte della mostra comprende i quadri di Carlin Bergoglio. Quadri studiati, meditati, ritraggono ambienti del canavese, sono stati scelti apposta per Cuornier e per Pont, paesaggi di Cuornier nelle varie stagioni, paesaggi di Salto, la strada per Pont con un po' di verde, paesaggi di Santa Maria e di Pont Canavese. I quadri di Beppe Valsecchi invece provengono da una collezione privata assai ricca, perché sono tutti quadri molto belli, di grandi dimensioni, molto colorati, e rivelano e rispecchiano quello che è la caratteristica importante di Beppe Valsecchi, il segno. Valsecchi aveva un dono: quello che toccava con la matita su un foglio si traduceva immediatamente in immagine, e quello che passava all'immagine colorata diventava un mondo di fantasia, di sogni, di colori e di idee che chiunque voglia avvicinarsi al disegno può trovare, e chiunque invece sia appassionato del disegno può interpretare. L'inaugurazione della mostra è stata anche l'occasione per presentare alla cittadinanza i lavori del primo lotto di ristrutturazione del teatro, recentemente terminati. Con oggi abbiamo terminato il primo lotto dei lavori, che è stato avviato l'anno scorso, ma in realtà deciso già negli anni precedenti. Per noi è stato un impegno che ci siamo assunti già nella precedente tornata amministrativa, e che siamo riusciti con impegno, e siamo contenti di questo, a
porre a termine, grazie anche all'aiuto e al finanziamento delle fondazioni bancarie che ci hanno sostenuto in questo sforzo economico. Adesso andremo ad affrontare la seconda fase che ci permetterà di concludere i lavori e quindi di restituire questo teatro alla città e a tutti i cittadini cuorniatesi.